città il Po ha raggiunto i livelli minimi da 70 anni a questa parte. Noi abbiamo individuato tre temi fondamentalmente nell'ecomuseo, cioè il lavoro e i mestieri, che è quello più importante, la natura e l'arte. I primi rubinettai vengono dall'esperienza degli ottonai, dei peltrai, cioè gente che sapeva fondere il metallo già prima. Già da ragazzi mi ricordo che a parte le famiglie un po' benestanti che facevano studiare i figli, la stragrande maggioranza, raggiunta dopo praticamente le medie, ci si avviava nel mondo dei rubinetti. Se non funziona il rubinetto che sta in alto sopra le nuvole, si ferma tutto, si blocca il grande cinto. Quel rubinetto ti perde certo.